Per terraformare Marte bisogna prima renderlo peggiore e trasformarlo in un oceano di lava. Del tipo, per essere belli bisogna soffrire. Ma poi in centinaia di anni diventerà bello come il pianeta blu o come Fabrizio Corona. Partiamo avvantaggiati, Marte ha già acqua sotto forma di ghiaccio. Eppure ossigeno, solo che è incastonato nelle sue rocce. Per liberare l'ossigeno bisogna sciogliere queste rocce. E serve una temperatura di 5500 gradi Celsius, che è la temperatura che raggiunge il mio telefono d'estate al mare. Quindi possiamo o mettere il mio telefono su Marte, ma mi serve, o mettere dei laser in orbita che lo riscaldano. Il modo più semplice per creare laser così potente è o chiamare i Jedi di Star Wars, oppure utilizzare dei satelliti che raccolgono l'energia del sole e la trasformano in laser, o una sorta di specchio che riflette la luce solare. Bisogna sciogliere solo i primi 8 metri della superficie di Marte. È più facile che preparare una cioccolata calda che possa piacere a Gino Massari. Dopodiché il terreno si rinfrescherà ed inizierà a nevicare in maniera particolare, ma non in senso in casa di Andrea di Pre che nevica cocco. Nevicano gli elementi che erano stati fusi dal laser e ora si risolidificano. E in più pioverebbe anche l'acqua che in questo momento si trova nel pianeta sotto forma di ghiaccio. Inoltre, mentre sciogliamo la superficie del pianeta, possiamo farlo a nostro piacimento, creando letti di fiumi e di laghi dove li preferiamo. Così poi ci costruiamo le ville intorno e le vendiamo. Bisogna però adesso aggiungere il nitrogeno all'atmosfera, perché tutto questo ossigeno è troppo infiammabile, come la Sicilia. Lo prendiamo da Titano, che è una luna di Saturno. Tanto Saturno è pieno di lune, non si offenderà, c'ha un anello intero. Titano è composto quasi solamente da nitrogeno. Dobbiamo prenderne solamente 3.000 trilioni di tonnellate e portarle su Marte. Sempre meno del numero di armi che vengono vendute annualmente in America. Possiamo trasportarlo attraverso delle catapulte spaziali. La consegna la deleghiamo ad Amazon, tanto. Quindi, dopo centinaia di anni dall'inizio del progetto, più o meno quanto dura in media un cantiere in Italia, abbiamo un'atmosfera respirabile su Marte. Bisogna portarci giusto un po' di anidride carbonica, o dalla Terra che ne produciamo a bizzeffe, oppure da Venere, e rimane solo da creare una biosfera. Iniziamo lanciando dei batteri nell'oceano che iniziano a creare vita. Bisogna in pratica copiare quello che è successo nella Terra quando si è creata la vita. Ctrl C, Ctrl V.